buono è stato fatto da questi consigli comunali, cioè a dire questo è un percorso nato a fine 2007 che anche noi a suo tempo abbiamo condiviso, rafforzare il regolamento di pubblica sicurezza affinché limiti il gioco ai minori, perché effettivamente la piaga del gioco è un problema ormai conosciuto da tutti, e devo dire che aver diciamo, intrapreso questa battaglia, perché qui diciamo, è stato un discorso portato avanti all'assessore Torrigiani, allora era consigliere, sono state molte discussioni, ci fu anche a suo tempo una trasmissione sul report dove ci furono molte lamentele su questo progetto. Io ritengo che questa è la strada da intraprendere, bisogna mettere in campo tutto quello che è possibile affinché si possa in qualche maniera calmierare, perché non è facile, il gioco c'è sempre stato, ci sono persone veramente sono malate di gioco e su quelli sarà difficile, ma creare le condizioni che scoraggiano i giocatori, specialmente su quelli, sui piccoli, gli adolescenti, questo purtroppo è una cosa in qualche maniera andava fatta, e sicuramente questo è un inizio che va in qualche maniera a rafforzare quello che c'è già di fatto. Questo sicuramente sarebbe importante che fosse accettato a tutti i comuni circondario, e magari pubblicizzarlo dove è possibile anche nelle sedi dell'ANCI di quanto si sta facendo, e quindi anche a suo tempo io ero d'accordo, e quindi se andrà alla votazione personalmente chiaramente ti esprimo già la mia stima per quello che tu stai facendo, per questa piaga è una piaga sociale, quindi sicuramente dovremo misurare poi i risultati, vabbè, con questo si può fare con l'aiuto di tutti noi, vigilare se effettivamente saranno osservati questi regolamenti. Questo è importante perché, sai, tutto non si può vedere, però da parte mia io vigilerò affinché il regolamento venga applicato negli esercizi pubblici. Quindi quando c'è qualcosa di buono, come vedi, le persone capiscano, si va al di sopra delle divisioni o quant'altro, io penso si possa fare grandi cose quando veramente si condivide i progetti e si votano anche volentieri, perché siamo stati portati a conoscenza di quanto è stato fatto da te personalmente. Grazie. Grazie, Gaccione. Mi rammarico di non essere stato qui nel 2007, soltanto per assistere a questa cosa, ben tutti, che è stata una grande giornata per la città. Comunque, io penso che con noi come gruppo si pensa a questo provvedimento non sia certo da criticare, però se si va a leggere il senso in sé, no? Come strumento in sé e come azione in sé. Leggiamo gli obiettivi. L'amministrazione comunale intende favorire la consapevolezza e non la repressione del ruolo sociale del gioco, la voglia di stare insieme e di divertirsi con serenità, moderazione e senso di responsabilità. D'accordissimo. Pertanto il fissare delle regole e nel contempo farle rispettare significa educare al gioco, valorizzandone la funzione di aggregazione sociale ed il momento di comunicazione tra individui. Poi, parlando delle sale da gioco, il riferimento è chiaro, i luoghi frequentati soprattutto da minorenni. È questo l'obiettivo, giustamente, è questo dove si vuole intervenire. Io, è come dire, non so, è come se uno avesse 10 malattie che lo colpiscono, certamente da qualche parte bisogna rifarsi, però bisogna anche cercare di fare una cura che contemporaneamente favorisca, no, l'uscita generale dal malessere. Certamente questo non è un punto secondario, e rimango ai minorenni, i maggiorenni li lascio stare, anche se, come diceva giustamente Gracci, cioè le famiglie e tutto il resto, però qui non si parla principalmente, lo diciamo, l'obiettivo sono i soggetti più deboli, i minori. Però io penso che bisogna appunto vederlo nel suo complesso, la questione dei minorenni e di come si possa affrontare la questione che riguarda appunto le nuove generazioni. Il nostro consiglio si è anche dato uno strumento che è la commissione giovani, e quindi voglio dire, si pensa che si voglia portare avanti, ci sia una grossa sensibilità, una grossa volontà di intervento.
Però mi pare che si parta certamente con un'azione forte, un'azione di grande visibilità, non parlo di operazione immagine, questo no, di grande visibilità, una cosa che avrà certamente risonanza, certamente avrebbe meno risonanza evitare che spaccassero tutte le panchine e che ci fossero degli spazi a verde più adeguati per i giovani. Perché quando si parla di favorire la consapevolezza e non la repressione, no, la consapevolezza del gioco, la voglia di stare insieme, di divertimento, certamente e giustamente si vuole che non vadano le sale gioco, si vuole che non vadano questi luoghi che chiaramente non sono educativi. Però ragazzi, bisognerà, cioè, da qualche parte dovranno andare questi ragazzi. Cioè, bisogna porsela questa domanda, bisogna porsela. Uno dice, e perché non c'è un altro posto, te permetti, sei contento se vanno lì? No, di certo sono contento se vanno lì, voglio dire, no, se mi figliolo andassero lì, c'erano ancora minorenni, andrei a pigliarlo per un orecchio, pedato non gliene posso dare, per un orecchio però lo posso prendere, voglio dire, no, questo sì, però io un'alternativa gliela devo dare a questi, cioè un luogo, una situazione. Noi, come si è più volte detto, che proposta si è cercato di farla, anche raccogliendo, diciamo sì, delle istanze che ci venivano da cittadini, perché poi se i luoghi sono pochi è chiaro che diventano luoghi di aggregazione, diventano luoghi dove vanno tutti e magari si può creare delle situazioni per cui i cittadini no, e non sono a loro agio, perché giusto, voglio dire, dite a me quando si era ragazzi, noi se andavano a cercare quelli gli dava noia, no? Però voglio dire, se ce ne sono 5 è un conto, se ce ne sono 50 è un altro conto, quindi bisogna che noi si dia la possibilità di creare spazi nuovi. Si è visto molte volte che oggi giustamente per un provvedimento come questo plaude all'assessore e all'amministrazione, quando si è parlato di altri luoghi, di luoghi di aggregazione, appunto i circoli Arci, per esempio, le case del popolo, sembrava, non ci arrivo agli oratori, ti preoccupa che ci arrivo, perché nella grande metropoli di Fontanella non ci si fa mancare nulla, ci sa anche gli oratori, va bene? E quindi e molte volte i circoli delle due case del popolo che ci sono collaborano e fanno iniziative insieme alla parrocchia, però lì tu c'hai delle attività, tu c'hai un teatro di giovani, tu c'hai, ma come c'è da altre parti, c'è stato il convegno in questi giorni a Avane, c'è stato comunicato un po' tardi, ma va bene lo stesso, comunque l'importante è che ci sia stato, no? Il convegno su Giovane Avane, anche ce l'hanno detto la mattina, andava già quasi finito, questo però lo diremo a chi l'ha organizzato e ci spiegherà perché è successo questo, se ne ha voglia, poi è anche libero di non spiegarcelo, voglio dire, in fin dei conti uno è un'associazione alla sua autonomia, però se noi un si crea veramente una possibilità di alternativa e di luoghi di aggregazione che siano riservate è la parola sbagliata, ma che siano adeguati ai giochi, per esempio ai giochi più sociali possibile, dai banale partitella di calcio ai basket, a quello che si vuole, basta un cesto, non c'è bisogno di fare 25 campi da basket, basta un cesto da basket messo in un angolo e poi un po' di spazio, meglio se ripete un po' questo regolamento, è distante da alcuni luoghi, per esempio dai grandi centri residenziali dove le persone vivono, perché se no noi diversamente non c'è soltanto il gioco, assessore, lo sa che vuol dire il termine pippanga? Stasera disegno un termine nuovo, i pippanga sono quelle feste dove molti dei nostri giovani si trovano in case di campagna mezze diroccate più o meno sistemate per sballare, semplicemente per sballare, qualche consigliere giovane lo vedo che capisce di che parlo, quindi voglio dire bisogna mettersi nell'ordine di idee che le cose vanno affrontate nel suo complesso. Se noi si guarda i dati che ci sono arrivati oggi sugli incidenti stradali, il 33% sono giovani, il 33%, cioè il 31, scusate, voglio essere preciso, e c'è stato un aumento di 12% di sabato, quindi voglio dire, va tutto bene, si può prendere un pacco e metterci un bel fiocco, va tutto bene, però anche qui
se non sai il coraggio di affrontarlo nel suo complesso, poi si dice non ci stanno le risorse, governo ladro, anche se non piove, non ci sono soldi, non ci si fa a fare tutto. Si potrebbe trovare anche lo so, parlandone, discutendone, mettendo insieme le idee di tutti, si potrebbe anche trovare delle soluzioni. Certamente noi oggi per questo provvedimento faremo una proposta a questa amministrazione, a questa maggioranza, un ordine del giorno che perlomeno vada nell'indirizzo di cercare di affrontare